Buonasera, con qualche minuto di ritardo siamo all'appuntamento tra i più importanti di questa fiera che viene da lontano, questa storia di concorso, da circa 11-12 anni. È stato, credo, un motore immobile della promozione del mondo dell'architettura e del design della ceramica. E oggi, poi vi presento la giuria e il presidente, annunciamo il fatto che ci saranno dei piccoli cambiamenti, no, che già sono stati annunciati e praticati qui, ovvero, poi darò la parola a te, è un concorso che è nato 11 anni fa, rivolto al mercato e ai designer, architetti italiani. Era nato 30 anni prima, se non sbaglio, il concorso americano. È stato deciso giustamente, io credo, di fare una regia generale di questi concorsi e quindi da quest'anno e poi ad anni uno sì uno no, un anno sarà protagonista gli Stati Uniti d'America, un anno sarà protagonista non l'Italia, l'Europa, no? Mi sembra anche un segno politico, direttore, no? Perlomeno noi facciamo una politica unitaria in Europa, no? Non per paese ma per sistema. Vi presento la giuria di quest'anno, il President Chairman Louisa Hutton. Thank you very much. Bye. Prima le signore. Domitilla Dardi, storica dell'arte, una donna importante nel sistema del design. Per la prima volta il design è presente nel concorso e quindi tu sei stata e sei quella che ha aperto la strada. Grazie Domitilla. È stata per molti anni responsabile del design del Maxi, poi si è dimessa, giustamente. Steve Clem non c'è per problemi personali, è l'americano, no? È assente, e rappresenta un'area importante, comunque lo ringraziamo. Poi è assente anche per ragioni accademici Luca Molinari, che io conosco da tanti anni. Luca ha iniziato l'attività su Ottagono negli anni, fino agli anni 80, per cui è una specie di allievo di Colonnetti. Qualche volta un po' discolo, ma è un uomo intelligente. E Angelo Dall'Aglio, vecchio amico, ecco, vecchio amico della ceramica, direttore con tutte le responsabilità di questa fiera, e darei la parola a te, no? Perché hai, come dire, il dominio di questo materiale per quanto riguarda sia la giuria, ma anche gli aspetti espositivi, visto che siamo a metà del CERSAE circa. Prego. Grazie Aldo. Beh, intanto il dominio è una cosa un po' esagerata, magari. Dominio democratico. Siamo molto orgogliosi di questo concorso che abbiamo unito, come ha detto Aldo, due concorsi, un italiano e un americano, perché crediamo fortemente che ampliare la platea e farlo diventare più internazionale faccia parte di quel filo conduttore che stiamo portando avanti ormai da tanti anni, che è l'occhio di riguardo e il centro, mettere al centro l'architettura, perché per noi, come ben sapete, dal 2009 col programma di costruire, abitare e pensare abbiamo stabilito anche un record quest'anno col 13° Pritzker. Stamattina c'è stata la lezione magistrale di Yamamoto e per noi parlare di architettura in generale in maniera interdisciplinare, di cultura architettonica e quindi di spazio architettonico, che è il nostro claim, è molto importante per una visione più ampia, perché crediamo nella visione, crediamo di parlare di architettura e di cultura, perché come spesso dico, senza cultura e passione non ci può essere business, per cui questi spazi che abbiamo creato quest'anno è uno spazio conviviale, ma al contempo uno spazio nel quale le persone si possono trovare e possono parlare e scambiarsi informazioni, che è un po' il DNA anche di questa città e di questa fiera. Per cui
Io mi fermo, ringrazio la giuria, ringrazio Luisa, ringrazio Domitilla, ringrazio Aldo, ringrazio coloro che per varie ragioni non ci possono essere, ma come vedrete, come prima edizione abbiamo avuto dei prodotti eccellenti, la giuria è stata molto impegnata nel scegliere questi prodotti e quindi siamo molto orgogliosi di presentarvi poi questo concorso che si alternerà l'anno prossimo per la parte nordamericana e ci sarà la premiazione a Coverings. Per cui mi fermo, grazie ancora a tutti, grazie alla giuria, grazie a Luisa Presidente e passo la parola ad Aldo nuovamente. Grazie Angelo, poi alla fine dirò, chiederei un'impressione al Presidente Chairman Luisa Hutton sul concorso di quest'anno. Ok. I think I can speak better when I'm standing rather than sorry, mettilo. Sitting? I don't need this. Okay. Thank you for understanding my English because I can't really speak Italian. In fact, for reasons already stated, I think to have competitions featuring such excellent products as ceramic tiles is a really good idea because it gives architects a way to bring their projects into the attention not only of the jury and the organizers of this great competition, the great organizers of this great competition, but it really finds a way to bring, as has just been said, architecture into the public realm in the form of mediated projects. Of course, when we're walking around cities such as Bologna or Milano or Roma, we are walking in the public space of the city, and hopefully we all appreciate the urbanism and the architecture that has evolved over centuries, sometimes now with new additions, either as new build or as infill or extensions. But it is important that we all understand and remember the value of good architecture to create places in cities that are inspiring and help us to feel a sense of how great it is to be alive. Of course, the same applies to private spaces, but public spaces are just that much more important. Thank you very much. Dopo. It's coming. Grazie, thank you very much. Sta arrivando Steve Klein, però ti voglio fare una domanda a te, Domitilla. Tanto grazie di essere venuta qui. È la prima volta che il design è contemplato in questo concorso, che è nato dedicando agli architetti la nostra missione. La tua impressione, anche i limiti eventualmente del rapporto tra design e materiale che è molto difficile da disegnare? Ma io non vedo una grande divisione, una grande separazione. Credo che ci siano i buoni progetti e i cattivi progetti sostanzialmente, e credo che ogni volta che superiamo dei confini, delle barriere disciplinari, facciamo un servizio in generale alla bontà del progetto. E questo si è visto anche nelle proposte che sono arrivate e che abbiamo deciso di premiare. Io sono fermamente convinta che c'è un unico grande pericolo, e non è quello appunto dell'appartenenza di disciplina o di genere, ed è quello di cedere alla tentazione dell'omologazione, cioè di scegliere quello che è più facile, quello che sappiamo che già funziona. Allora, l'unico modo, credo, almeno questa è la risposta che mi sono data studiando e frequentando il mondo del progetto a 360 gradi, per appunto ovviare questo rischio, è quello di dialogare sempre in maniera più costante, sempre più fitta, sempre più convinta tra ambiti differenti. Mi è successo proprio di recente, non voglio fare nomi perché non mi sembra carino fare pubblicità, però vedere un progetto molto intelligente in cui ho visto una grande industria che ha collaborato con una grande tradizione artigianale, e questi due mondi che spesso vengono descritti anche dalla nostra disciplina, dalla storiografia, io sono una storica di base, come due mondi inconciliabili, separati e distanti, invece possono totalmente beneficiare l'uno dall'altro, perché se le grandi industrie cominciassero a utilizzare
il mondo dell'artigianato come proprio centro ricerca e sviluppo, io penso che farebbero del bene a loro stessi, andando incontro ad una tradizione che è quella che ha fatto grande, tra l'altro, il design del nostro paese, e darebbero anche una mano a qualcuno che, per mantenere certe tradizioni e certe memorie, a volte deve fare molta fatica. Grazie. Grazie, ne terremo conto. Grazie, Domitilla. Volevo soltanto prendermi 30 secondi, posto direttore, no? Dicendo che io sono milanese e Milano è la mia città e quindi ho un rapporto privilegiato con le istituzioni come il Salone e così via. Però un po' di anni, molti anni fa c'è stata una serie di incontri, spesso volte fortuiti, no? Vi ricordate, il presidente era Luca di Montezemolo della Fiera, no? C'è il direttore generale era Franco Vantaggi, che saluto, che non c'è, con Cristina Fedi e altri. Abbiamo inventato insieme un percorso. Il primo invitato, che è molto restio, vi saluta, è molto restio a partecipare, è stato Renzo Piano, no? Nell'ambito. Questo è l'unico luogo al mondo, li conosco parecchi, che in circa 15 anni, non ricordo, ha ospitato 11, 12, 13 premi Priest. L'ultimo è un genio assoluto, Yamamoto, che è venuto, un genio assoluto perché ha una visione particolare. Ecco perché credo il fatto che, come dire, il business della ceramica da allora, no, è aumentato come qualità e come quantità, nelle difficoltà dei mercati. Questo concorso è nato poco dopo, se non sbaglio, nacque 11 anni fa. C'è Cristina Faedi da qualche parte, la nostra artista, grazie, no? Ed è stato importante perché ha tirato fuori dall'anonimato grandi architetti che da sempre lavoravano e lavorano la ceramica. Uno che ha vinto 2 o 3 volte, Alfonso Femia, ma lo dico uno tra gli altri. Questo gli fa onore perché il Salone del Mobile non è riuscito a fare un'operazione del genere. Lo dico qui e poi lo dirò anche a loro, ma lo dico in senso positivo, no? Possiamo andare avanti adesso, deve arrivare Steve Clem, ma io andrei avanti, se no abbiamo... Entriamo nel merito specifico del concorso. Io chiamerei qui, della categoria non residenziale, i vincitori. Chiamerò l'architetto e anche l'azienda, perché è un lavoro fatto a 4 mani, no? Ecco, is coming. Allora, posso farlo parlare? Io? Yeah, te? Mi chiediamo una domanda. Io la traduci te, sì? Is possible for you in design ceramica in America? Right. Thanks, Steve. Well, thank you. Sorry for being late. This was, I want to just add to the jury comments. It was a very exciting process. There were really some outstanding entries. And I think what we all saw was some really tremendous design excellence that has come out of the award-winning projects this year. And we're very excited the fact that these were very, pardon me for the running breath, but this was well integrated design, and I really think it showcases how the contribution of Italian tile integrated into a design just creates these fabulous projects. And personally, these were all projects I would love to go visit personally and attend. The other thing that's exciting is that as soon as we're done with Cersaia this year, we're going to start the process for the North American award projects. And so we expect that there will be some fantastic project entries for that one as well. And we very much look forward to that event in Orlando in 2025. Thank you. Thank you very much. Iniziamo allora il tema vero. Stavo chiamando i vincitori della categoria non residenziale. Lo studio Scandurra, Alessandro E,
e cotto d'este, no? Come tradizione, prima di chiedere a voi, vedi Alessandro, una riflessione, voglio leggervi brevemente il testo. Scandura è un grande architetto milanese, eh? Ciao Alessandro. Questo progetto di rigenerazione nasce dalla necessità di realizzare nuovi spazi commerciali e direzionali in un edificio degli anni 50 di Milano. È una ristrutturazione gentile e rispettosa dell'ambiente. L'intervento di tipo conservativo e l'impiego di materiali provenienti dal territorio circostante, come le piastrelle dell'Emilia-Romagna, hanno permesso un'importante riduzione dei consumi energetici, rispettando così i più alti standard di sostenibilità. Il rivestimento tridimensionale si presenta chiaramente come uno strato aggiuntivo non strutturale. Questo è coraggioso, è bravo Alessandro, no? Quasi come una tenda. Inoltre riprende i dettagli dell'architettura originale a livello inferiore. L'accostamento tra nuovo e antico consegna all'edificio un vestito su misura che si inserisce perfettamente nel contesto urbano circostante. In modo convincente, quasi commovente, tra due, no, citazioni un po' sentimentali, l'intero progetto ci ricorda che le città, insieme ai loro manufatti, sono palinsesti in cui la storia è leggibile e palpabile. Grazie. Chiediamo Alessandro, ci spieghi poi il progetto? Sì, grazie. Circa 60 persone, no? Sì, sì, sì. Giusto? 60 persone, sì. È cresciuto, prego. Cresciuto velocemente in questi ultimi due anni. Ti diamo 7 minuti, dai, veloce. Allora, vado velocissimo, anche se ci sono tante cose, e prima di tutto ringrazio la giuria per anche la delicatezza del parere. Guido io, giusto? Velocemente, vi presento anche un po' l'approccio dello studio che ha portato anche a questo progetto. Noi lavoriamo in architettura pensando che l'architettura in questo momento stia pensando ad un futuro giusto e sostenibile. Come facciamo noi ad essere giusti e sostenibili da progettisti, da architetti? Tentiamo di lavorare con uno studio approfondito, profondo della realtà in cui si cala il progetto, che non è solo un contesto fisico, ma anche un contesto sociale, comunitario, economico. E da lì tentiamo di far emergere il progetto come una parte sensibile della città. Questa sensibilità dovrebbe in qualche modo ravvivare memorie e sensazioni, no? di una parte di città. Per fare questo adottiamo dei principi che vogliono in qualche modo avere a che fare con la storia, col passato, in una realtà che trovo sempre più profonda e tridimensionale. Da questa tridimensionalità della realtà vorremmo far emergere la sensibilità del progetto. Durata, evoluzione e bellezza, tre principi che ci guidano. La durata è intesa come durata nel tempo, trasformabilità nel tempo, tentativo di non demolire quello che si può non demolire, e anche persistenza nel tempo dell'architettura, riconoscibilità dell'architettura. Evoluzione la intendiamo sia come utilizzo di un pensiero innovativo, sia come adattabilità dell'architettura, che è sempre più vista come una specie di infrastruttura, e bellezza è una sorta di postura. Noi mettiamo insieme pensiero e materia, dobbiamo farlo tenendo una postura. Questa postura è la bellezza.
Questo è quello che dico in studio quando progettiamo, poi non so se sortisce sempre sia in me che in tutti i collaboratori, i progettisti dello studio, ottimi effetti. Velocemente il progetto. Via della Spiga è la costruzione degli anni 50 su una villa demolita del primi del Novecento, fatta da un architetto che si chiama Cantone. Questo palazzo è stato demolito, era sul Naviglio Nobile di Milano, in una situazione molto particolare, era vicino ai boschetti di Piermarini, vicino al Senato. Quella traccia tratteggiata era il Naviglio, quindi era un palazzo sull'acqua. Aveva un giardino che è conservato dalla soprintendenza, tutelato dalla soprintendenza, che si collega col sistema verde. Il palazzo che hanno fatto negli anni 50 era un palazzo molto severo. Questo è com'era, come l'abbiamo trovato. Aveva una parte su Via della Spiga, delle corti molto anni 50 di servizio, una facciata molto austera su Via Senato. Abbiamo lavorato su una specie di smascheramento di questa severità, costruendo una mappa concettuale che ci guidasse in questo percorso. Il tema della ceramica ci è apparso subito una delle possibilità come matericità. Avevo in mente appunto una tenda, le vesti delle cariatidi, qualcosa di classico che in qualche modo arrivasse nel quadrilatero della moda, perché Via della Spiga, sapete, vicino a Via Monte Napoleone, Via Sant'Andrea. A fianco c'è un palazzo di Zanuso che ha sotto le finestre della ceramica fatta da Lucio Fontana, queste striature, e siamo entrati in questo percorso, diciamo, quello che dicevo prima, di in profondità, per tentare di far emergere la sensibilità del progetto. Questo è il progetto. Noi abbiamo in realtà demolito parte dell'edificio per spostare grande volumetria verso Via Spiga e ottenere più spazio commerciale, ma questo per rendere l'edificio più adattabile nel tempo. Questo edificio è più fruibile, più modificabile nel tempo come funzioni. Abbiamo lavorato sulla demolizione di quello che era diventato un palazzo, era di Dolce Gabbana, avevano l'alta moda, l'avevano travestito negli interni come un palazzo dell'Ottocento, del Settecento. Abbiamo demolito, ripulito alcune parti e poi abbiamo costruito un sistema, un dispositivo per elementi. Abbiamo lavorato sul tema della ceramica, di questi prefabbricati modanati in calcestruzzo e un vetro dorato che recupera una tecnologia degli anni Ottanta. Questo è l'interno che è stato demolito, questa è l'operazione che abbiamo fatto, la parte nuova è quella che va al centro, vado velocissimo. Questa è la parte in pianta di spostamento dei volumi e qui degli zoom sul progetto. Bene. Grazie. Grazie Alessandro. Grazie. Grazie. Ciao. Bene, grazie. Qualifica una parte importante della città di Milano, eh? Grazie Alessandro. Allora, il vincitore della categoria residenziale Banner Regeneration a Brescia, dello studio Panificio Laboratorio Artigianale di Architettura di Andrea Benedetti. Andrea, vieni qua. E chiamo l'azienda Florim. Grazie, grazie. Ecco il testo, fotografo, il nostro Emo Newton. Bravo. Ora vi leggo il testo della giuria.
Il tema affrontato dall'architetto è quello della rigenerazione architettonica per combattere il consumo di suolo e l'abbandono dei centri rurali. Questa residenza privata rappresenta una raffinata trasformazione con cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale. Ce ne sono tante nel bresciano e nel bergamasco, io sono nato a Bergamo per cui le conosco. L'intervento ha mantenuto e valorizzato i tratti architettonici originali del complesso rurale, le capriate in legno e le travi di colmo, nonché il tetto in legno con le sue autentiche tavelle in cotto. I rivestimenti in gres porcellanato sono moderni, capaci di instaurare un naturale dialogo tra passato e presente, e futuro direi anche, tra tradizione e innovazione che coesistono in perfetta armonia progettuale. La ceramica è stata utilizzata per il rivestimento dei pavimenti, sia interni che esterni, delle scale, dei mobili, dei bagni, delle camere, così come le grandi lastre per il top lavello e i fianchi dell'isola della cucina. Insomma, bello, avete recuperato una storia usando un materiale che è anche storico, ma in modo contemporaneo. Bravi. In 39. 6 minuti dovrei farcela. Buonasera a tutti, sono Andrea Benedetti e oggi vi parlo di rigenerazione e nella parola rigenerazione troviamo la parola generazione. Generazione è l'atto del generale e nel ciclo di vita è quell'azione in cui si alternano due generazioni diverse. In questa fotografia c'è mio padre con i miei nonni, col mio nonno Andrea, che non ho conosciuto e porto il suo nome. Era un panettiere e due generazioni diverse nello stesso luogo, il panificio, dove oggi a 360 gradi avviene la produzione del progetto, dall'idea alla creazione. Una volta invece avveniva la produzione del pane. Il pane può essere quella materia che è assimilata all'argilla, viene modellata, viene plasmata e solamente quando viene cotta assume appunto una forma, una durezza, ma anche una fragilità che ritroviamo appunto nell'argilla, nel gres porcellanato. Questo era il panificio dove nel 2018 inizia il mio percorso e dove ho attuato questa operazione che io chiamo retrofit, ovvero dare al contenitore un nuovo contenuto, da panificio a studio di architettura, all'interno del quale appunto il gres porcellanato ancora non esisteva, c'era la smaltatura di questi mattoncini che chiaramente sono stati rispettati nel rispetto della memoria di questo luogo. Nel 2020 procedo con un nuovo percorso della sostituzione edilizia. Questo è quanto ho a fianco allo studio nel 2020. Sostituzione, procedo con la demolizione della casa dei nonni, un'azione di per sé molto importante a livello psicologico, personale, emozionale, ma se noi guardiamo le demolizioni, dalle demolizioni oggi rinasce materia e quindi è comunque un'azione virtuosa, è un'azione di rispetto e con questo rispetto e nel ricordo di chi ha vissuto queste pareti è stato creato un giardino segreto, primo tassello di un percorso, poi che ha proseguito sino al 2022. Ma cosa significa rigenerazione? È uno strumento forte e noi progettisti abbiamo il potere di trasformare i nostri luoghi del quotidiano, va compreso,
va capito. Grazie all'involucro che ho ricevuto, il fienile, un architetto con la sua matita può plasmare questi spazi, modella luoghi, rigenera rispettando il passato. Cosa significa rigenerare? Sono azioni volte al recupero. Limitano il consumo del territorio, il consumo di nuovo suolo vergine, permette di far rivivere spazi persi, dimenticati, e devono essere rigenerati per poter essere rivissuti. Migliora la nostra qualità della vita e inevitabilmente la sfera sociale, economica e ambientale di ciò che c'è attorno. Quello che vedete è una visuale dall'alto dove la proprietà aveva una colata di cemento. Oggi questa isola di calore, che di fatto ritroviamo in tanti contesti urbani, è un bellissimo giardino di processo. È un giardino di processo perché nasce, muore, si rigenera ad ogni primavera. Ieri Beatrice Lucchese, alla presentazione della nuova serie Florim, Sensi, Terre, mi ha colpito con queste parole. Il mondo è come l'argilla, resistente, modellabile, ma anche fragile. Queste parole evocano una riflessione profonda e fortissima sulla natura complessa del nostro pianeta e della nostra vita. Ci fa riflettere come tutti noi oggi, qui presenti, abbiamo la responsabilità nel modellare il mondo, ma dobbiamo essere consapevoli della sua forza ed anche della sua fragilità. Nel mio intervento la scelta dei prodotti Florim è stata totalizzante, perché è un'azienda che punta al rispetto del nostro patrimonio, del mondo, ha una sensibilità molto forte sulla sostenibilità e sul recupero, riuso e risparmio energetico. Nelle scale, nei dettagli, negli arredi, luce integrata nell'architettura. Questa è la mia rigenerazione, il mio riuso, il mio retrofit. E ora arrivo a mostrarvi quello che in questo nuovo luogo che ha rispettato il passato, quella che è la vita vera, dove le superfici vanno toccate, vanno usate e vanno vissute. E con superfici io parlo in modo totalizzante. Sono prospettive felici, ambienti di qualità, dove la luce inonda gli spazi, inonda gli ambienti e la caratterizza. Tutto ciò che c'era va capito e va scoperto e va valorizzato. E quando è un sogno, quando è un obiettivo, quando è una visione, non importa il tempo, perché siamo giovani, la lunghezza del nostro percorso, ma conta il traguardo, quello che noi vediamo in fondo, perché certamente sarà straordinario. Bene. Grazie. Grazie. Grazie anche per le tue riflessioni filosofiche, eh? Andrea, grazie. Bene. Quanti anni hai? Mi puoi ripetere? 39. Dai, vai avanti così che vincerai sempre. Dai. Adesso annunciamo il premio. Per quanto riguarda la categoria design nuove applicazioni, il progetto è Metropolitan a Chiari, studio Ale Preda Architecture, ci sono? Eccoli qui, vieni qua. Piastrelli di ceramica Bardelli.
Eccolo. Leggiamo il testo. Un attimo che vado a prenderlo. Adesso dove è andato a finire? Dove me l'hai messo, amico? Aspetta, No, silenziale. Eccolo qua. Tu sei l'architetto Nicola Brasetti? Quanti anni hai? Quanto? Troppo presto a premiarlo, cosa dici? Va bene, ti leggo quanto la giuria ha scritto. Metropolitan è una serie di quattro elementi progettati sulla base della modularità. Delle piastrelle tridimensionali dal colore blu. Questi quattro elementi possono ruotare e integrarsi liberamente, permettendo la creazione di composizioni adattabili a qualsiasi ambiente, magari anche all'arredo urbano. Questo è un tema molto importante, l'estensione dalla casa alla città. Noi siamo carenti in Italia, molto. Il nome del progetto trae ispirazione dal mutevole skyline delle città metropolitane e questi piccoli grattacieli possono essere utilizzati come piedistalli, tavolini indipendenti o parti di composizioni più complesse. Una particolare attenzione al colore delle fughe in sintonia cromatica con gli oggetti stessi. È un progetto, aggiungo, analitico prezioso in tutti i suoi piccoli centimetri quadri. Grazie. Ce lo spieghi in 5 minuti? Sei. Meno, di più, 5 minuti. Sì, dai, va bene, ti do, dai. Grazie, sono Nicola Brasetti, architetto. Prima di partire con il progetto vorrei presentarvi lo studio brevemente. Lo studio è stato fondato nel 2018 dall'architetto Alessandro Preda a New York. Io mi sono unito nel 2019 come architetto associato e da lì ho cercato di integrare la mia visione allo studio tramite la mia passione che sono le neuroscienze applicate all'architettura, quindi cercare di capire come lo spazio costruito può aiutarci al benessere psicologico delle persone. Lo studio ad ora ha sede a Brescia e a New York e questo ci permette di avere una polarità continua tra quella che può essere l'artigianalità italiana e l'innovazione americana. Fin dagli albori lo studio ha cercato di mantenere questo dualismo tra la natura e l'artificio, tra l'innovazione e l'artigianalità, cercando di mantenere la linea del concetto della sostenibilità all'interno di ogni progetto, non semplicemente andando a inserire elementi naturali all'interno dei progetti, ma creando delle vere e proprie metafore dello spazio architettonico in relazione alla natura. Quella che vedete è il progetto di House of Courtyard, che è stato fatto ad Upstate New York in un lotto di 12 acri. E qui ad esempio vedete la facciata, il rivestimento della facciata che è stato creato con un ritmo sincopato, degli elementi verticali che riprendono quello degli alberi alle spalle. Quindi cerchiamo sempre di creare una relazione con la natura, non solo con gli elementi della natura. Anche all'interno abbiamo cercato di mantenere e disegnare ogni elemento, cercando di vivere il progetto come la creazione di un oggetto, quindi cercando di creare dei veri e propri prototipi per ogni piccolo elemento che andiamo a disegnare. Anche negli ambienti più intimi abbiamo cercato di mantenere questa relazione e andare a creare ogni singolo elemento in relazione con la natura stessa. Un altro punto fondamentale dello studio è quello delle sperimentazioni. Abbiamo un piccolo workshop sia a New York che a Brescia dove cerchiamo di stimolarci in ogni tipologia di scale. Questo ad esempio è un progetto Plus and Minus Shapes e ha cercato di analizzare le varie scale dell'architettura e come diversi elementi possano integrarsi singolarmente e possano essere percepiti in modo diverso
da diverse prospettive. Da questa necessità di sperimentazione nasce il progetto Metropolitan Waves, che prende forma grazie alla collezione Flauti di Vogue, che ci ha stregato per questa capacità di riflettere la luce in base a come viene vista e alla prospettiva in cui viene guardata. E grazie anche a un progetto in cui abbiamo utilizzato questo prodotto, i clienti ci hanno chiesto come potevano essere riutilizzate le piastrelle avanzate e abbiamo deciso di sporcarci le mani e di creare dei nuovi prodotti partendo da quello che era dei piccoli avanzi che poi abbiamo trasformato in nuovi oggetti. Quindi i punti fondamentali sono la creazione, la sostenibilità e cercare di continuare a sperimentare. Abbiamo studiato quindi in dettaglio la geometria delle piastrelle, cercando di utilizzarle come matrici per la costruzione di nuovi oggetti. Il nome prende forma appunto da lo skyline delle grandi metropoli, quindi ogni oggetto si identifica con un nome particolare, e Waves prende forma dal nome appunto della caratteristica delle piastrelle, della sua tridimensionalità, che permette di riflettere la luce in modo sempre diverso. Questi oggetti sono degli oggetti singoli, ma che possono essere a loro volta integrati l'un l'altro e hanno il potere di andare a modulare lo spazio in continuazione. Possono essere messi insieme, separati, possono essere uniti in una composizione, utilizzati per ambienti residenziali, commerciali. E credo che sia stato un punto fondamentale cercare di partire da una matrice di un singolo elemento per arrivare a una composizione più complessa. Abbiamo poi deciso, in questo caso, in questi primi quattro elementi, abbiamo utilizzato delle fughe a contrasto, color verde salvia, ma successivamente abbiamo deciso di provare a creare un nuovo elemento con delle fughe che andavano a matchare il colore stesso delle piastrelle e creare una geometria più complessa con una nicchia. Questo elemento si chiama Void e questa nicchia espositiva ha la possibilità di essere utilizzata in diversi modi, per esporre delle piante o per raccogliere dei libri, e sicuramente la possibilità di sperimentazione e di modulazione dello spazio è infinita se decidessimo di continuare a creare nuovi elementi dalla singola matrice della piastrella. Vi ringrazio. Grazie. Avrà successo questo prodotto, eh? Grazie del contributo, Don Mitile. Vieni a trovare, bravissimo. Grazie. Ora passiamo alle menzioni. Nell'ordine che mi ha dato l'amico Simone, la prima menzione riguarda un ristorante importante a Milano, da Vittorio. C'è un sistema di ristoranti, no? Vittorio è un bergamasco, quindi quando sono bergamaschi datemi 3 secondi. Nel sistema della cucina ha 8 stelle Michelin che sono sparse in Italia, in Europa e in Asia. Andrea Maffei, eccolo qui, ciao Andrea, gli altri. E 3 aziende hanno contribuito, la Laminan, Casal Grande Padana e Flori. Chi c'è venga per favore, grazie. Vi leggo perché è un progetto molto affascinante. Tra l'altro si mangia molto bene, se volete avere un'informazione gastronomica. E non è carissimo, 80-100 euro. Allora, ecco qui. Vi leggo nel frattempo il testo della giuria. Tutti. Il ristorante si trova al primo piano della Torre Allianz, progettata da Iso Zacchi e Andrea Maffei, all'interno del complesso City Life. Con 8 stelle Michelin sparsi in Europa e in Asia, da Vittorio ha trovato casa al primo piano di uno dei grattacieli più iconici del nuovo skyline milanese,
Il progetto è l'esaltazione delle grandi lastre ceramiche. Ad accogliere gli ospiti, un elegante corridoio ispirato alle pietre naturali e realizzato con le lastre effetto pietra piacentina applicata al pavimento in tutto il ristorante come rivestimento a parete nella sala da pranzo dei bagni. Grandi lastre anche per l'accogliente bancone nella zona bar. L'andamento continuo, questo è importante, secondo me, della giuria, delle grandi superfici, interrotto solo qua e là da morbide venature, contribuisce a un effetto pelle liscia e sinuosa e si trova in perfetta armonia con gli altri materiali design utilizzati dell'intera struttura. Grazie. Grazie a tutti, grazie Andrea. Continuiamo con le menzioni. Aspettate un attimo, Troppi premi abbiamo dato, troppi. Eccolo qua. Menzione categoria nord-occidentale, Olympic San Giovanni di Fassa, studio Nova, studio per degli architetti, eccoli qui, tedeschi ci sono? Eccoli qui, Stefan Rier e Lucas Runger. Piastrelle sono prodotte da ragno prodotto Bauscher. C'è qualcuno? Grazie. Grazie, ciao. Ora ti leggo. Aspettate un attimo perché io... Dov'è? Simone, dove me l'hai messo questo? Dov'è Simone? Menzione, eccolo qua, scusa. Gli architetti sono tanti, li leggo tutti, no? Devo leggerli. Stefano Rier, Michele Pascucci, ci sono, Nicolò Panzani, Maddalena Gioseffi, Studio Noa, Thalys, Ragno, Progetto Baucher. Ampliare una struttura alberghiera di montagna senza alternare gli equilibri naturali e paesaggistici, anzi creando una maggiore integrazione con la natura circostante, è un tema enorme, difficile, aggiungo io, impossibile spesse volte. In questo caso, con un modello di intervento mimetico e sostenibile che offre ai suoi ospiti un full immersion ancora più emozionante nello splendido scenario dolomitico. Le piastrelle sono state utilizzate nelle stanze, nei bagni, nella spa privata, delle suite e nella sauna sospesa. L'estrema versatilità della ceramica in termini di colori, formati e dimensioni la rende ideale per questo tipo di progetto. Inoltre, la sua elevata resistenza ai prodotti chimici, come sappiamo, la durabilità, l'igiene e le proprietà antiscivolo la rendono particolarmente adatta alle aree wellness dove l'acqua è sempre presente. Grazie, bravi. Bravi. Quanti siete in studio? Quanti siete in studio? Quanti? Cazzo. E lavoro? Ce n'è il lavoro? Bravo. Bravo. Ragazzi coraggiosi. Dunque, menzione categoria residenziale. È una casa privata a Milano, lo studio AAVV, chi c'è? Eccolo, ciao. Piastrelle, Etruria, Bardelli, Flaminia, Francesco De Maio. C'è qualcuno? Vabbè. Tutte aziende belle, dai, ciao. Casa privata, eccola. Leggo il giudizio. In questa ristrutturazione
di un'abitazione privata troviamo un uso diffuso di ceramica italiana sia nei pavimenti che nei rivestimenti interni. Quasi una galleria d'arte, questa l'hai scritto te, Domitilla, con innumerevoli combinazioni cromatiche che sembrano voler creare un gioco di forme e di colori, formati tradizionali a rappresentare un legame con la storia della ceramica italiana, che però guarda al futuro. Infatti, la ricerca tecnologica ha reso possibile, per esempio, l'utilizzo di pezzi speciali tridimensionali accanto all'utilizzo di piastrelle iconiche come quelle disegnate da Gio Ponti. Grazie. Quanti siete in studio? Ehi, ragazzi, quanti siete in studio? Meno male, va bene. E dove avete lo studio? Oh. Vengo a trovarvi. Ecco qui, siamo quasi alla fine. Poi prendiamo il foglio. Questi sono assenti, credo, no? I tedeschi, però lo diciamo lo stesso. Menzione categoria design e nuove applicazioni, colpevole sei te. Gembe de Daus, Laubach, Germania, studio Kai School, e non ci sono. Piastrelli di ceramica Ergon. C'è qualcuno dell'Ergon? No, allora non leggo. No? Giusto? Gli assenti è sempre torto. Certo, è ovvio, no? Adesso te la dico subito. Pronti? Tale e Emil Group. Per la ristrutturazione del centro comunitario in questa località della Germania sono state scelte piastrelle di ceramica speciali in colori, texture e motivi vivaci dalla forte connotazione di design. La durabilità della ceramica è stato l'elemento principale per l'utilizzo di un progetto dall'elevato traffico come questo, uso, utilizzo, non mi piace la parola traffico, aggiungendo in quell'elemento distintivo che migliora l'estetica di tutto l'ambiente. Ecco, bene, abbiamo finito, no? Possiamo dire grazie a tutti, al presidente Domitilla, My Friend America, Luca Molinari. Sì, però devo dire una cosa, posso dire una cosa? La novità è che, come dicevamo all'inizio, con il padrone di casa, no? Direttore di questa struttura, e con il presidente della Confindustria Ceramica, il direttore, che giustamente dal prossimo anno saranno concorsi alternati. Se non sbaglio, il 2025 sono gli Stati Uniti d'America con la premiazione a Covering e nel 26 l'Europa. Certamente qui sperando che venga anche Mario Draghi. No, voglio dire, mi sembra che sia una scelta fondamentale perché così abbiamo un orizzonte internazionale, no? Caffiero, no? Mi sembra, no? Americano, europeo, e quindi sarà molto utile anche per il sistema delle imprese italiane, non solo. Vuoi chiudere te? Prendi. Vi ringrazio, non farò molto lunga, ringrazio Steve, ringrazio Luisa, ringrazio Domitilla, che sarà la stessa giuria anche per il concorso americano, per cui ringrazio tutti veramente per il vostro lavoro, come ringrazio chi ha vinto, e vi auguro una buona serata e per chi ci sarà ci vediamo a Palazzo Bevilacqua. Buonasera a tutti.